e proviamo a ricostruire la vita di Machiavelli. Della sua infanzia sappiamo pochissimo. Conosciamo il luogo e la data di nascita. Firenze, il 3 maggio 1469. E i genitori, il padre Bernardo, dottore in legge, la madre Bartolomea Denelli. Sappiamo anche che è battezzato nel popolo di Santa Trinita, antico quartiere fiorentino. La sua famiglia dunque è benestante, ma non ricca. Proviene dalla Val di Pesa, negli stessi poderi dove Niccolò si ritroverà in esilio. Sappiamo anche che nel 1476 fu avviato allo studio della grammatica e che sia dal padre che dalla madre eredita il piacere della poesia, l'amore per la letteratura. In casa trova i libri di Bernardo e si appassiona a Dante, ma anche ai classici. Insomma, Niccolò ha proprio l'animo dell'umanista e beneficia di tutto quell'humus, di quel clima di grande fermento culturale che è la Firenze della seconda metà del Quattrocento, illuminata dal faro di Lorenzo dei Medici e della sua corte neoplatonica, ricca di intellettuali, artisti, scrittori. Machiavelli va inquadrato in questa grande cornice della Firenze rinascimentale, personaggi come Alberti, come Leonardo, come Ficino, Pico, tutti grandi umanisti. La loro caratteristica forse è quella di saper parlare diversi linguaggi. Machiavelli parla la lingua del letterato, quella del politico, quella dello storico, quella dell'antropologo, si potrebbe dire.